Vediamo se va meglio. Ok. In diretta. Juan Pablo Bellandi mi piace. Grande. Vediamo di ribeccare questa volta. Marco Boria dice molto meglio, bene, speriamo. Sì, non c'è l'eco, ok, grazie Paolo che me lo confermi, quindi c'era anche per voi, strano sto fatto. Adesso però non c'è l'eco, ma non c'è neanche Giulio Piscitelli, quindi diventa più difficile chiacchierare, vediamo se mi ribecca subito. Chissà, chissà, mi piace, stiamo vivendo un po' di dirette, ma vedo che siamo sempre un bel po'. E quindi sono contento. Ciao Kusai che ci segui dovunque. Perfetto, adesso sono contento che l'audio sia buono, però esatto, non si può avere tutto dalla vita, dice Kusai, l'audio è buono, ma manca Giulio. Ehi, grande Giulio, se ci sei, batti un colpo, come si dice. No, grande, c'è anche APG Notizia della Bolivia collegato. Hola, compañero, che tal? Siamo tutti tranne Giulio. Io quasi quasi. Eccolo, eccolo, ora partecipa anche Giulio, vai. Visualizza. Trasmettiamo. Hola desde Bolivia, che bueno, APG Notizia, Notizia, anche anche Daniele Daniele Volpe. Volpe. Ehi, ciao. Ciao Ciao caro. caro. Ma Mi senti allora bene? Io ti sento bene. io ti sento Io ti sento benissimo, ma benissimo. quando Ma quando compari tu compari tu, mi mi arriva arriva l'audio con l'audio con l'eco. l'eco. Se lo Se lo sentono anche le sentono anche le persone, persone, diventa un po' diventa un po' difficile difficile farlo. farlo. Tu Tu come come sei lì sei lì collegato collegato? Io sono in wifi. Wi-Fi oppure Oppure è tornato tornato l'eco? l'eco. Vedi che ce lo Vedi che ce lo dicono. dicono. Anch'io sento. Anch'io Aspetta sento. che Aspetta che provo provo a staccare a le mie staccare le mie cuffie. cuffie. Mi senti così? Io ti Ho sento eco bene. ovunque. Stacco le Cavolo. mie, provo a staccare le mie, aspetta. Proviamo. Proviamo. Io ti sento Io ti sento. e adesso non c'è l'eco. E E vai, che andiamo bene. Facciamocelo dai! dire da Roberto Roberto Salomone. Salomone qui con noi. C'è eco? Ragazzi, c'è eco? Risolto. Risolto, bene. Oh, che fai? Bevi dei whisky senza avere il brindisi? Salute. Vedo che lì hai del vermouth, qualcosa di Sì, strano. sì, sì. È succo di frutta, Fulvio. È un succo di frutta. Grande, giù. Allora, però, intanto bevo un sorso alla tua e nostra salute e di tutti i ragazzi collegati. Grande. Salute a tutti. Bello vederti. Ti sei fatto crescere una bella barba. Ti sei fatto crescere. Hai visto? Perché, infatti, mentre ci sentivamo te la riuscivo a nascondere. Umberto dice bene, succo d'uva, sì. Te la riuscivo a nascondere la barba, ma adesso che ci vediamo, no. Però Come sono questa orgoglioso. scelta? È una scelta trendy, però devo dirti, eh? Non è da te. Sì, dici, è di moda? No, Sì, è un allora po' di moda la barba adesso adesso. che mi hai detto così mi sbarbo completo, guarda. Io mi ero abituato al pizzo, capito? Cioè, ero abituato al tuo pizzo. Capito? Sarà anche di moda, però fa talmente cagare che ti dico, No, secondo ma non me. stai male. Non stai male. Però è di moda la barba adesso, eh? La roba si porta molto. Ah, e tra l'altro è anche impegnativa la barba perché va curata. Sì, Avevo come ce infatti. l'hai detto. E non sono tanto bravo io perché non è che gli faccia queste gran cure, però la lavo, ecco, quello sì. No, comunque è curata. Se l'avessi io sembrerei il barbone fotografato da Don McCallum. Allora è importante. Poi sai, avevo un'amica, questa camicia, mi rendo conto adesso che l'ho usata in un'altra diretta ormai giorni e giorni fa e quindi l'ho lavata, ci tengo a dirlo, che mi segnalava che le sfumature delle spalle riprendono la sfumatura del Quella della viso. barba, vedi, cioè, Non era voluto. maestria allo stato puro. Pensa te che ormai siamo pieni di amici, amiche, attenti alla fotografia e quindi all'immagine diventa, vedi, mica da poco. Vabbè, detto questo, come stai lì? Come va? Guarda che c'è anche la Vale, Notar, Oh, grande. grande Valentina, tutto a posto. A me va bene, non c'è male.
Non c'è male, siamo in salute, quindi è un'ottima cosa. Di questi tempi è una cosa diciamo, di primaria importanza. Chiaro. E sono di ritorno da poco, come sai, perché ci siamo parlati ieri da un lavoro fatto a Bergamo. E adesso sono in quarantena cautelativa. Stai facendo la quarantena quindi adesso, come, perché? Sì, mi sono imposto una quarantena cautelativa. Perché essendo stato in zona Bergamo, ma anche precedentemente qui a Napoli, avendo lavorato con la Croce Rossa un po' sulla questione del Covid, era importante autoimpormi una misura cautelare anche nel rispetto e nella sicurezza dei miei cari, mio fratello, mia madre. In realtà, Chiaro. quella che ci è andata di mezzo qui è la mia compagna, Liliana, perché Sì, campiamo insieme, quindi adesso si è imposta, si deve fare la quarantena insieme a me. ma io lo so, Liliana, vivete in simbiosi, quindi non sarà preoccupata, dai, quindi. No, però in realtà più che mai è scocciata perché adesso mi deve tenere 15-20 giorni avanti tutti i giorni. Quindi, ma e lei cosa sta facendo? Lavora? Sì, lei sta, perché Liliana in sé sta insegnando, quindi sta facendo web school con i ragazzi della scuola che sta seguendo e quindi Ah, vai, dai. non ha interrotto il lavoro, per fortuna. Ah, bene, 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 Se infatti. nel frattempo mi fumo la mia sigaretta elettronica, tu sai, tu hai il vizio del vinello, io mi fumo la sigaretta. Perfetto, perfetto, infatti. Al massimo ogni tanto capiterà che scompaio in una nuvola di fumo. Però vedi che anche la sigaretta elettronica è un po' trendy, eh? Stai attento. Ma in realtà veramente mi paraculano alla grande, altro che trendy. Cioè, mi prendono per i fondelli senza fine questa sigaretta elettronica. Chiaro, chiaro. Ascolta, ma cosa dicevamo? Sei in quarantena perché sei stato a Bergamo, stavi dicendo. Quindi Bergamo sei andato. Quanti giorni hai fatto? 2 o 3 giorni? Sei riuscito? No, sono stato 8 giorni e Ah, cavolo, 8 giorni alla fine. sono tornato 5 giorni fa. Oh, e com'è andato il lavoro su? Perché sarà Ma pesante. è andato bene, io sono andato lì per un giornale olandese. E è andato bene nel senso che, cioè, nell'economia di quanto possa andare bene un lavoro del genere. Nel senso che lo trovo molto complicato lavorare su questa tematica perché soprattutto poi in un paese europeo, italiano, dove ovviamente ci sono tutta una serie di vincoli che in altri paesi non si pongono alle volte. E secondo me, vabbè, questo poi è un discorso un po' a parte, c'è anche una grossa ipocrisia nel nostro mondo occidentale nel documentare quello che sta succedendo. Sì. Si possono fare mille paragoni su altri tipi di pandemie raccontati in maniera del tutto differente, ma erano raccontati in maniera differente perché erano paesi extraeuropei o extra occidentali soprattutto. È molto complicato lavorarci comunque, perché Quindi, comunque. scusa, no, è interessante quello che stai dicendo, giù, vedi un po' di trattamenti diversi proprio dall'informazione anche o dai fotogiornalisti nello specifico su quello che potevano essere, non so, forse adesso ti riferisci all'Ebola, mi viene da dire, di Sì, anche. finale o alla SARS, che magari c'è Certo. in Asia, qua la vedi in maniera diversa come è Allora, coperta. partendo dal presupposto che io non ho lavorato sull'Ebola in Africa, perché io non lavoro in Africa, però ovviamente seguo quello che i colleghi fotogiornalisti hanno fatto, voglio dire. Giustamente hanno fatto, perché era una situazione estremamente complicata, estremamente drammatica, che andava raccontata per quello che era. Chiaro. E qui ovviamente ci sono invece una serie di vincoli legati alla questione della privacy che invece in altri paesi non abbiamo fatto valere, semplicemente. Ok. Quindi c'è 2 pesi, 2 misure per intenderci. Ok, capisco. E questo ovviamente per quanto riguarda lavorare con le immagini vincola molto quello che è il racconto di una situazione di crisi di questo genere che è molto grave in determinati casi. Per fortuna adesso si sta un po' stabilizzando, a quanto pare, però era una riflessione che io ho fatto dall'inizio della pandemia sul fatto che appunto
il racconto anche della morte è un racconto differente che noi possiamo fare qui e che invece si può fare in altri posti. Ed è anche proprio rispettoso, sotto un certo punto di vista, l'approccio che il mondo occidentale predilige nel raccontare il suo vicino, magari più povero, e quando invece lo deve fare su se stesso, invece pone dei limiti. Questa cosa, diciamo, è un po' ipocrita, se così vogliamo dire, no? Chiaro, credi che questa ipocrisia, ti faccio una domanda difficile, ma si possa allargare in generale ai generi fotografici che vengono, ai lavori fotografici che vediamo realizzati? Perché Ma forse ce n'è non... un po', ritrovo quello che dici, ci sono aspetti in cui magari sembra di poter essere, di avere qualche diritto in più perché stiamo raccontando qualcosa in giro per il mondo rispetto a quello che ci può essere magari in casa nostra, non so, sentivi questa differenza? No, più che mai ti ripeto, il discorso secondo me è legato al fatto che i diritti, per esempio, di privacy, il diritto dell'entrare nelle case degli altri, qui lo facciamo valere a tutti i livelli. Quando andiamo, per esempio, in Siria o in un paese medio orientale, pare che valga di meno. Invece o vale per tutti o non vale per nessuno. Guarda, interessante questo tema perché lunedì sera, sai che hai visto che ti ho fatto uscire insieme a una triade di grandi fotografi con Ale Grazie. Cegarra. E beh, chiaro, la grande, Ale Cegarra domani e poi Ivor Pricket, adesso nominavi la Siria e penso ai suoi lavori incredibili che fa da anni sulla Siria e quindi magari glielo chiederò così. Riportiamo un po' il discorso anche a lui per Certo. chiacchierarne un po' e capire com'è la situazione. Ma Però penso che chiunque abbia lavorato in scenari e contesti extraeuropei e soprattutto in scenari magari di crisi o magari di scenari di povertà, e abbia visto anche l'altro lato, voglio dire, quindi il lato ricco del mondo, non può non ragionare sulla differenza di accesso a determinate realtà, come i giornali pongono dei limiti sul pubblicare determinate immagini a seconda che vengano da un posto o dall'altro, ma anche le difficoltà che tu come fotografo vai ad incontrare per avere determinati tipi di accessi. chiaro, Semplicemente, cioè, che da chiaro. un lato è anche in parte ovvio, dall'altro, ripeto, c'è un filo di ipocrisia, perché nel senso che non si può raccontare allo stesso modo, voglio dire. Cioè, Certo. è più molto più complesso, molto più diverso, molto più, tra virgolette, limitante, se così vogliamo dire. Chiaro, questo discorso forse ti parte un po' anche perché so che avevi cominciato il lavoro anche su Napoli, la tua città, dico bene, Sì. perché Sì. avevi cominciato già da lì tra assegnati e lavori personali. Com'è andato quel lavoro? Lo senti? In realtà io non volevo lavorare sulla questione Covid perché in realtà per pigrizia e anche perché vedevo che c'era una grande omologazione in quello che nelle fotografie che stavano uscendo e io non riuscivo a trovare un canale che potesse essere un racconto che poi diventasse un reportage in qualche modo. Però a un certo punto mi sono sentito anche molto, come dire, Coinvolto. no, molto, molto, molto statico, molto, molto fermo. Ok. In una situazione così importante, era importante, mi sono reso conto che per me poteva essere comunque necessario prendere parte in qualche modo e raccontare questa cosa. E quindi ho cominciato a girare un po' Napoli, cercando di evitare, cioè non avevo voglia, come ti ho detto ieri, di fotografare le strade vuote, le file. E quindi ho cercato di entrare in contatto con qualcuno che lavorava più nell'ambito, quindi di ospedali, perché su Napoli non erano ancora uscite foto degli ospedali, funerali, assistenza domiciliare da parte della Croce Rossa e via dicendo. Chiaro. E mi sono reso conto al primo momento che era una roba veramente estenuante, perché appunto negli ospedali da Roma a scendere praticamente quasi non si sono visti. Sì. In Campania c'è stato veramente una sorta di ban da parte della regione Campania, quindi praticamente sono stato
quasi 2 settimane a cercare di entrare nell'ospedale e non c'è stato niente da fare. Cioè, proprio E non riescono, non danno accesso nulla a. di accesso. Ah, non danno accesso a Non proprio. hanno d'accesso, se non sbaglio, solo per pochi minuti alla CNN, ma nulla di particolare. Forse, se per quanto ne so, perché ho visto i report in giro, mi pare che Alex Maioli è riuscito ad entrare in uno degli ospedali in Sicilia, se non sbaglio. Però qua, io lavorando su Napoli, a un certo punto mi sono ritrovato, avevo fatto delle operazioni con la Croce Rossa di assistenza sanitaria per dei possibili casi Covid, però si limitava a quello, poi non potevo ampliare ulteriormente. Ho fatto una serie di foto a persone che avevano perso dei cari in seguito appunto al Covid, quindi la cremazione. Però oltre questo non riuscivo ad andare, motivo per il quale ho proposto a un collega del giornale, il Volkskrant, di fare una cosa insieme, però andare a allargare il punto di vista su Bergamo, che poi era un po' l'epicentro. E quindi praticamente per ampliare questo lavoro sul Covid, io sono stato, tra virgolette, costretto a spostarmi da Napoli, perché qui non era possibile raccontarlo in pieno, ovvero mancavano delle parti importanti se si voleva raccontare la parte sanitaria. Certo, Certo. se mi volevo fo focalizzare su altre cose, ovviamente avrei potuto. Però se volevo raccontare anche la questione sanitaria dovevo spostarmi. E Certo. quindi mi sono spostato su Bergamo. Ma per le notizie che abbiamo, mi confermi, non so, per quello che sai lì, che sia effettivamente meno violento il contagio e tutta la situazione in quel di Napoli e in generale, per quello che sai, Sud Italia, diciamo. Sì, in realtà Napoli e il sud Italia in genere è stato colpito un po' di meno. Sicuramente Napoli ha numeri molto inferiori alla Lombardia, Milano, No, Bergamo, chiaro. molto bassi, per fortuna, anche perché se fossero stati numeri più alti. Qui eravamo praticamente in una situazione sarebbe diventata una situazione estremamente grave, molto più grave di quella di Bergamo. No, infatti per quello pensavo, sai, col fatto che non ci sono magari stati grandi numeri, mi sembrava anche più sensato così da parte delle autorità dare magari un accesso per far vedere anche la buona situazione. Si vede che ci saranno altre valutazioni. Ci sono altre valutazioni anche perché la direzione della Regione Campania non è particolarmente amica dell'ambito giornalistico, se così vogliamo Ok, dire. sì, bravo, Quindi capisco. non c'è una grande volontà di far vedere quello che si fa e quello che non si fa, perché comunque, indipendentemente da tutto, comunque la problematica della sanità in Campania è una problematica molto grave, a Napoli più che mai, cioè, qui Chiaro, la chiaro, chiaro. sanità a Napoli è stata praticamente smantellata quasi del tutto. Quindi, Chiaro. motivo per il quale ti dicevo, se ci fossero stati numeri più alti, qua sarebbe stato un'ecatombe praticamente. Cavolo. Invece a Bergamo come ti sei trovato? Quindi sei andato con questo giornale olandese, mi dicevi che hai nominato prima e. Sì. In realtà con il collega abbiamo valutato di fare un lavoro in particolare focalizzandoci su quella che era l'assistenza sanitaria in casa. Ok. Ovviamente dando un occhio anche a quelle che erano le terapie intensive, però dando una visione del lavoro che era legato un poco al post-boom crisi, per intenderci. Perché sapevo già che il numero di operazioni di emergenza da parte della Croce Rossa per quanto riguardava i casi Covid era calato, cioè nel Ok. senso che i numeri di persone che venivano ricoverati direttamente dalla Croce Rossa erano diminuiti perché era aumentato il numero di persone che venivano assistite in casa e quindi non raggiungevano quello stato di crisi sanitaria che li costringeva poi ad essere ricoverati. Certo. Quindi ho seguito tutta una serie di operazioni da parte dei medici di base che
stanno andando tuttora a fare assistenza sanitaria in casa a queste però a molte persone, chi con Covid, chi possibile Covid, perché poi in realtà non si sa, Chiaro, chiaro. cioè non si sa esattamente chi ha il Covid. No, no, è quello che non si riesce a capire chiaramente chi sia e chi no. Quindi scusa che vedo questa osservazione di Yaya 2936 che dice: ho apprezzato molto il tuo lavoro, meno quello di Maiori che è rimasto in Sicilia. Mi piace solo così far presente che non è facile spostarsi, cioè anche tu, Giulio, mi dicevi per spostarti a Bergamo hai dovuto aspettare un assegnato importante. Non è che uno può decidere così al volo di andare a coprire il Sì, lavoro anche in un'altra perché poi in città. realtà il discorso è legato anche agli accessi, nel senso che per spostarmi, per avere l'accredito per entrare all'interno di uno degli ospedali, in particolare il Papa Giovanni, l'ufficio stampa mi ha chiesto esplicitamente un accredito da parte di un giornale, quindi il mio tesserino stampa o la lettera d'incarico della mia agenzia non bastavano. Non bastava, ecco, Quindi quindi. salire a Bergamo per andare a fare praticamente le strade vuote. No, bravo, bravo, chiaro, non aveva senso. Era, non aveva senso, inoltre c'erano delle spese che normalmente io anticipo senza problemi, però se posso portare a casa per un lavoro importante. Ma Quanto chiaro. riguarda quello che dice nel messaggio, non so voi, io ho citato Maiori perché l'ho visto il lavoro pubblicato, No, no, infatti. quindi so che ha lavorato in Sicilia, poi non so, può darsi pure che si è spostato, Sì, ma voglio dire. anche, no, chiaro, ma poi dipende davvero dagli assegnati che Immagino che aveva. sia un nuovo fotografo, quindi immagino che anche lui poi abbia voluto ampliare il discorso. Chiaro, 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 no, è che non diventa semplice spostarsi comunque per nessuno in questo momento. A volte, sai, c'è chi pensa, avevo anche qualche studente dei nostri corsi di fotografia che ogni tanto diceva, ah, ma vorrei fare qualcosa, adesso andare. Dico, no, guarda che cioè, i fotografi che lavorano in questo momento sono fotografi che hanno o dei progetti con l'agenzia che li segue o degli assegnati importanti. Poi negli ospedali, come mi confermavi tu, si entra solo con una richiesta da parte del giornale, no? Sì. Le Anche strutture sanitarie non è che danno così accesso. se questa cosa, tra virgolette, poi tra l'altro è anche un po' limitante, nel senso che è una cosa che secondo me è sbagliata, perché, soprattutto nello scenario attuale della stampa, voglio dire. Chiaro. Perché sì, è vero che è importante andare con un giornale che supporta il lavoro, però ci sono tanti colleghi. Io compreso, voglio dire che spesso non mi muovo con il giornale alle spalle, magari mi muovo con una lettera della mia agenzia che poi distribuisce le immagini con la stampa. No, no, però ho Quindi capito. fare una questione da parte dell'ufficio stampa dell'ospedale, fare una questione solamente, no, faccio entrare solamente giornalisti che sono con un giornale dietro, Chiaro. è un po' limitante, voglio dire, perché ripeto, dal mio punto di vista, il 70% dei buoni lavori giornalistici oramai sono fatti da freelance, spesso sono Chiaro, dietro chiaro, giusto per fare una parentesi, voglio dire. chiaro. No, no, capisco, capisco, però certo, tu sì, è un'altra cosa vedere muovere te e lavorare sul territorio te rispetto a magari i ragazzi che si improvvisano o che hanno tutta questa voglia solo per fare qualche foto della città No, vuota, questo no. che non ha senso onestamente. Per cui sì, anch'io, sai, effettivamente capisco la tua voglia di sentirsi un po' parte del momento storico, realizzando, no, qualche lavoro, qualche reportage che possa rimanere a raccontare questo periodo veramente clamoroso che stiamo vivendo con tutto il mondo bloccato. E capisco, infatti, io mi ritrovo a dire bene, non avendo questi assegnati, continuo a lavorare in maniera personale, no, dalla finestra di casa, sapendo che sono foto che faccio da 13 anni, ma che in questo periodo possono avere un valore diverso, anche a Certo. dimostrare questo silenzio strano per la strada, ma queste luci che rappresentano le tante persone chiuse nelle case. Per cui Certo. sì. Infatti, per esempio, ultimamente tu conosci Tony, sì, tu lo conosci Tony, gentile. Certo, No, bravo. hai visto quel video che ha fatto? Bravo, Quel stavo già. montaggio Farò poi che ha fatto? Ha fatto un quello. montaggio bellissimo, cioè, ha fatto un montaggio Fantastico. della quarantena dal suo balcone, una roba fighissima. Sì, bravo. Bello. Ed è molto. Ecco, quello è stato chiaramente un lavoro fatto con progettualità, con attenzione. Guarda, parlando. Anzi, dai, un giorno chiamiamo anche Tony, così facciamo una chiacchierata con lui che.
che mi è piaciuto come ha presentato quel lavoro. Credo che gli sia stato presentato anche a Report, se non sbaglio. Sì, ho visto che il report l'ha passato in onda, sì. L'ha passato, dai, infatti è stato fighissimo, perché fa vedere, c'è cioè, la signora che si allena, che corricchia sul terrazzo, No, no? ma poi fatto con delicatezza, molto carino, anche la musica adatta, fatto l'apertura, la chiusura, bello, davvero bello, infatti mi è Sì, piaciuto tantissimo. bravo, ecco, vedi, sei riuscito a dar da fare, a essere presente con un suo lavoro, quindi sentirsi partecipe della situazione con un lavoro totalmente diverso e personale, senza bisogno di dover Certo. correre a fare delle strade vuote. Per cui No, bravo, certo. bravo che l'hai Sì. citato, Molto, infatti. molto vivo. Ascolta, Bello. invece, parlando, cambiando discorso e seguendo il tuo lavoro clamoroso, sai che volevo andare a prendere il libro Harraga, il tuo libro, che ce l'ho, chiaramente, è tutto bello firmato, autografato, però mi sono reso conto oggi pomeriggio che non ce l'avevo qui nella libreria di casa, ma ce l'ho nella libreria dello studio dove avevi fatto la tua presentazione, ti ricordi, il mio studio fotografico. Certo. Che non è tanto lontano da casa mia, sono uscito oggi pomeriggio. E chiaramente sovrappensiero non ho detto E mi t'hanno fermato i prendo carabinieri perché non avevi l'autorizzazione. no, guarda, siccome non c'era davvero nessuno e mi sono dimenticato di prendere non so la spazzatura da buttare o il vetro cose, li ho incontrati fermi davanti all'incrocio nella via che dovevo fare per salire e sono rimasto lì, ci siamo guardati un attimo, non sapevo più dove andare, sono tornato indietro perché ho detto cazzo. E quindi mi hanno guardato un po', sono risalito in casa e non ci sono più andato. Però ne volevo parlare perché è un libro fantastico e io ti dico, senza dover stare qui a farti i complimenti che ti ho già fatto mille volte, però lo trovo il libro probabilmente più completo su tutto il discorso della migrazione che libro e quindi lavoro poi, Giulio, perché anche il libro sicuramente è molto molto interessante. E ci sono tutta la parte scritta che mi sono perso a leggerla con curiosità e poi entusiasmo, che all'inizio non avevo valutato, perché sai, spesso ci si fa prendere il libro fotografico, guardiamo tutte le foto, e poi man mano l'ho riscoperto, perché mi sono reso conto di tutti questi racconti, tanti in prima persona che hai, no? Nel libro. E diventa uno spaccato incredibile di tutto il discorso della migrazione, il problema dei migranti, ma che hai seguito, se non sbaglio, per più di 10 anni, perché è Ma un. infatti ti dico che il libro oramai è già stagionato. È già stagionato perché nel frattempo il libro è uscito nel 2017, adesso siamo nel 2020. Nel frattempo mi sono fatto tutta una serie di cose che nel libro non ci sono Ma e infatti non sono ci molto, sono. molto, molto importanti. Cioè, io a gennaio sono stato un'altra volta in Libia, a febbraio sono stato un'altra volta in Grecia perché dovevo andare a incontrare delle persone che sono nel campo profughi e tutta una serie perché. Come ti ho detto più volte, è una tematica che non è storicizzata tuttora, non lo sarà quasi, mai, quasi sicuramente mai. E Chiaro. quindi se ci si continua a lavorare, quello che tu vedi nel libro è già storicizzato e va aggiornato, dato Certo, che. chiaro, chiaro, ma non ti senti di aver messo comunque un punto di riferimento, di aver creato un punto di riferimento in questa lettura del Certo, lavoro fotografico? però forse arriverà un momento in cui quel libro andrà necessariamente aggiornato. Avremo il secondo libro. Beh, Certo. vedremo, vedremo, dai, di sicuro un lavoro ampio che so che potrai presentare alla grande, insomma. In realtà mi piacerebbe utilizzare un altro medium, mi interesserebbe fare un qualcosa. Se così vogliamo dire, condivisibile, aggiornabile costantemente, ci penso più volte. In realtà è una questione anche di soldi, ovviamente, Chiaro, perché chiaro. ho un budget per farlo. Quindi quello che mi interesserebbe fare è una roba che in realtà sarebbe necessario da fare anche con più mani, anche con ricercatori e scrittori. Chiaro. Un qualcosa che su internet, per esempio, può essere costantemente aggiornato con immagini, video, scritti, sulle condizioni attuali e su come cambiano tutte queste tematiche legate all'immigrazione, che poi sono legate appunto ai conflitti, se
sono legati a crisi sanitarie, crisi di vario genere. No, interessante quello che dici. Sì, può diventare un mega progetto con una piattaforma nuova dove vai a seguire. Ma te lo immaginavi con solo il tuo lavoro o aprendolo anche a interventi e contributi di colleghi, magari? No, fotograficamente ovviamente lo manterrei sul mio lavoro, però ovviamente essendo io per esempio uno scrittore estremamente scarso, ti ringrazio per l'elogio agli iscritti del libro, ma A me. ti devo dire anche che non è vera questa cosa. No, non dire così. Sei tanto trasporto. A me le cose Sarebbe scritte mi passano interessante solo invece aprire a qualcuno che comunque lavora su questa tematica e può scrivere. Fare lavori in contemporanea sulla fotografia. Adesso, per esempio, con l'Università di Liegi, qualche mese fa, c'è stata una buona. No, nemmeno di un mese fa, l'Università di Liegi ha un centro di ricerca sulle migrazioni, attraverso la ricerca per iconografia, praticamente, tramite immagini e via dicendo. E mi hanno chiesto delle immagini fatte di recente in Grecia perché un loro ricercatore era stato in Grecia di recente, nello stesso posto dove sono stato io, quindi si è creata una sorta di collaborazione. E quindi una roba del genere ampliata su tutte le varie, i vari posti, le varie tematiche, via dicendo, può dare diciamo una luce diversa rispetto No, a un testo che è importante, però rimane un po' fermo nel certo, caso. no, ti capisco, ma guarda, sicuramente il tuo merito di aver scritto tutto in prima persona è rimane a prescindere dalle collaborazioni che puoi avere, perché poi tu, Giulio, girando tutte le rotte migratorie, immagino hai anche tanti contatti con giornalisti dei vari stati, sia del no, perché Sì e no. No, sicuramente. sì, certo, ovviamente sì, però non sempre si rimane poi in contatto perché poi le vicende di lavoro sono tante, sono diverse, quindi non sempre. Io poi sono un po' un paradosso giornalistico, nel senso che a me piace la documentazione giornalistica, ma non amo tantissimo il giornalismo. O meglio, non mi piace moltissimo il giornalismo casinaro. Per intenderci, e quindi spesso purtroppo lo è perché è così che è il nostro mondo, voglio dire. Però ovviamente poi ci sono dei grandissimi ricercatori giornalisti con il quale lavorare sarebbe più che un grande piacere, poi lavorare con gente che ne sa significa che ti apre la testa in due e ti dà degli orizzonti di ragionamento Più ampi, nuovi. ampi, ovviamente. Quindi sì e no, cioè si rimane in contatto con alcuni, con altri un po' di meno. Io per esempio con l'università di cui ti parlavo sono molto contento quando riesco a fare qualcosa con loro, perché loro sono ricercatori universitari e alcuni di loro fanno ricerca sul campo. Cavolo, sì. E quindi quando si riesce a trovare una liaison di questo genere va al di là del giornalismo ma diventa ricerca, quindi mi interessa anche un po' di più e diventa anche più approfondito. Meno di corsa, hai più tempo per riflettere su cosa lavorare, trovare altri punti di vista, è una roba diversa, quindi non sempre. Con i colleghi giornalisti poi si lavora sempre bene, per intenderci. Ce ne sono Chiaro, alcuni che chiaro. invece si lavora benissimo, No, 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 ma dipende. infatti sono poi sempre persone anche loro, no? Per Certo. cui è quella con cui ci si trova e quella no. Ma visto che tu hai seguito però, perché adesso non l'abbiamo detto bene, però tutte le rotte migratorie dal Nord Africa, l'Est Europa, i Balcani, per cui hai seguito veramente in maniera ampia. Io mi ricordo che vidi il tuo lavoro, dimmi se non sbaglio, in una mostra fantastica a Perpignano. Può Sì, essere. che poi sì. Perfetto, che infatti rimasi colpito da lì di tutto questo così percorso infinito che hai fatto, perché a volte c'è chi ci concentra in una zona e tu hai detto no, ma questo è proprio il tema che voglio seguire. Mi ricordo che me lo dicevi anche quando eravamo
a Berlino, dici io lo sento proprio che voglio andare a fondo, capire per bene quello che stai dicendo, il tuo modo anche lo capisco, se non ti fa impazzire il giornalismo di oggi, ti capisco benissimo, Giulio, è tutto così, un mordi e fuggi, dai alcune notizie, sono quasi fatte solo dai titoli. E tu hai deciso di lavorarci, cioè ci hai dedicato un pezzo di vita importante, per cui... Ma perché io penso che tutte le tematiche abbiano bisogno di... non tutte le, no, meglio, non tutte le tematiche possono essere semplificate. Possono Anzi, essere semplificate. semplificate, no? Chiaro. Anzi, ci sono delle determinate tematiche che più le semplifichi, meno le capisci. Chiaro. Non tutto è bianco e nero, e quindi determinate cose vanno fatte a step. Nel tempo. Ovviamente io lavoro come giornalista, quindi mi appoggio molto al giornalismo perché il giornalismo ovviamente mi ha insegnato a fare le cose nel tempo necessario, cioè è inutile che vai a fare che vuoi se, cioè, se vuoi fare l'attraversamento di un posto da parte di migranti, vuoi andare a fare i bombardamenti ad Aleppo, ci vai quando ci stanno, no? Dopo, voglio dire. quindi però allo stesso tempo è importante poi capire che trovare dei modi per andare, tornare, tornarci ancora se possibile. Poi ovviamente non è sempre possibile. Ti faccio un esempio. Io in Libia ci sono tornato a gennaio, e dopo che probabilmente non ci andavo da 5 anni, perché non mi davano il visto, voglio dire. Quindi, Chiaro. Sapevano del lavoro che avevi fatto? no, in realtà no, no. Decisamente no, è una roba, penso, strettamente burocratica, che sono finito, il mio nome deve essere finito in qualche lista a cui non ero simpatico, però senza nessun motivo particolare, anche perché io ho lavorato in Libia, però come tanti altri colleghi, cioè non è che ho particolarmente dato fastidio a nessuno, quindi Certo. sai, la Libia è un posto un po' particolare, un po' senza regole, ecco, e quelle che ci sono le regole un po' ad razzum, quindi ti può capitare che tu per 5 anni consecutivi non riesci ad avere visto, perché magari non hai un giornale che ti spinge, allora diventa più difficile. Ma infatti, arrivato là, praticamente io non sono riuscito a finire tutto il lavoro perché dovevo fare delle altre cose, ma non mi hanno dato l'autorizzazione. Chiaro. Ma di cosa pensi, Giulio, del fatto adesso della, la nominavamo, tutta la pandemia, questa crisi incredibile per la pandemia mondiale, relativamente alle migrazioni, ai movimenti, non so, sembra, sai, che non esista più nulla adesso, almeno dalle nostre notizie, però non so, chiacchiero con te di questo perché a volte viene da dire, ma... E tutto questo movimento, clamore di queste notizie, adesso cosa sta succedendo? Cioè, si sono fermati anche perché dicono non ci muoviamo da qua o non c'entra nulla e Ma semplicemente. guarda, in realtà le notizie che sono anche tra l'altro state pubblicate alcune sugli organi principali tipo Repubblica, ci sono stati per esempio degli sbarchi. È vero. Gli sbarchi delle partenze ci sono state, ovviamente probabilmente sono di meno in questo momento perché c'è una serie di problematiche che anche dall'altro lato, per esempio in Libia, si sanno, cioè, ovvero la difficoltà adesso di andare a recuperare delle persone, molte Chiaro. delle ONG in questo momento non stanno lavorando e via dicendo. Questo per quanto riguarda la Libia. La parte interessante adesso delle migrazioni che il Covid ci ha portato all'occhio, di cui se ne parla, è legato, secondo me, a le persone che sono qui, che ovviamente non hanno diritti, e adesso ci stiamo accorgendo che senza di loro parte dell'economia rischia di andare a quel paese. Chiaro. Parlo per esempio degli stagionali. Tutta la Chiaro. discussione che adesso finalmente si sta facendo in merito alla, come si dice, la possibilità di dare i documenti a queste persone, ce ne stiamo accorgendo, Regolarizzarli, sì. perché in realtà queste persone veramente non possono lavorare adesso. Chiaro, Quindi chiaro. c'è un interesse notevole, Sì. però ben venga se questo interesse possa finalmente incominciare lentamente a sanare una situazione importante come quella dei lavoratori stagionali, Certo, delle tante anche persone che perché non.
porterebbe tutto in luce, chiaramente, da una parte o dall'altra, gli aspetti negativi, ma chiaramente anche tutti quelli positivi, per cui diventerebbe Cioè, questa interessante. cosa del Covid comunque ha degli aspetti positivi, perché il Covid, come tante altre crisi, mette in luce altri problemi Chiaro. che normalmente vengono un po' presi sotto gamba, se così vogliamo dire. Questa, nel caso dell'emigrazione, per esempio, dei migranti, delle persone che non hanno documenti e sono migranti irregolari e sono veramente a livello di schiavismo, vivono a livello di schiavitù qui in Italia per produrre quello che poi noi mangiamo, spesso. Chiaro, chiaro. E non parlo solamente di chi raccoglie arance, anche chi fa la mozzarella, anche chi prende il latte in centro Italia e via dicendo. Però, Certo. per esempio, il Covid ha messo in luce il fatto che se ci sono parti del paese, per esempio, che soffrono più di altre. Cioè, il primo lavoro che io ho fatto sul Covid con questo collega giornalista è stato riguardante il rischio su Napoli dell'ingresso della malavita organizzata nelle parti di popolazioni che stanno soffrendo. Chiaro, chiaro. Perché ovviamente nel momento in cui tu hai tante zone del paese dove hai solo lavoro nero, perché veramente non c'è stata mai una regolarizzazione, nessuno ha un contratto, nel momento in cui anche quel poco di lavoro a nero viene a mancare, in quel momento arriva la criminalità organizzata che dice ti faccio lavorare Certo. io. E quindi questo per dirti che sì, il Covid è un dramma, però allo stesso tempo ti sta anche sbattendo un po' in faccia delle Altre problematiche importanti. sì. Ne ha parlato adesso Cafiero De Raho, il procuratore antimafia, che praticamente l'ha detto chiaramente, ha detto guarda che qua se non si risolve il problema economico di parte dell'Italia con il Covid, qua c'è il ritorno della mafia, dove la mafia qua ci lavora molto per bene, diciamo, grazie all'usura, grazie al lavoro dato alle persone che hanno perso il lavoro a causa della chiusura di attività economiche e via dicendo. Chiaro. Secondo me è una roba sulla quale molto riflettere, che il paese italiano in particolare deve molto riflettere, voglio dire. E vedo anche Angelo che è un ragazzo molto attento, proprio siciliano di Palermo, se non sbaglio, che dice infatti la Sicilia è un esempio, perché chiaramente in questo senso diventa un esempio in chiave negativa di quello che stai dicendo adesso. Purtroppo è difficile, lo capiamo, però come dai. Sono quelle valutazioni, ogni crisi clamorosa porta con sé delle opportunità, no? Perché se alla fine le prendiamo solo in aspetti negativi, ma per seguire anche quello che stai dicendo, perché a quel punto le opportunità per sanare certe situazioni o portare in luce certi altri aspetti, ma anche per noi, fermarsi, riflettere, considerare un po' di più il tutto, credo che ci siano delle opportunità e anche opportunità di ragionare in maniera differente, di pensare qualcosa di diverso anche per la nostra Italia, che se no diventa chiaramente sempre più difficile. Ti ho ancora, Giulio, ti ho perso? O ho perso la mia linea io o ho perso la tua? Eccoti. Perfetto, perfetto. Niente, no, era per la valutazione finivo di parlare su quella che è la difficoltà della situazione da adesso. Ma Sì, no, ma ti ripeto, in realtà questa cosa sta, come tutte le crisi, come dicevi tu, mette in risalto tutta una serie di problematiche latenti che il nostro paese in particolare ha, dire, quindi la presenza della mafia. La regolarizzazione di tutta una serie di persone che non sono solo i migranti, ovviamente, cioè parlare di lavoro nero non è solo parlare di migranti, voglio dire, qui a Napoli cioè, ci sono tanti, penso che il 70% delle persone lavorano nero, non per scelta, ovviamente, cioè, quindi senza molte delle persone non riceveranno nessun supporto dallo Stato perché per lo Stato non esistono. Giulio, guarda, per darti comunque un'altra conferma, se ce ne fosse bisogno, non c'è bisogno di arrivare a Napoli, siamo a Bologna, funziona tante cose, funzionano bene, però il lavoro nero è sempre presente, per cui
Ci sono tante situazioni difficili che chiaramente magari a volte in alcune zone del sud per difficoltà economiche, di strutture, magari si amplificano anche, però è proprio una caratteristica molto italiana. No, Guarda, infatti sarebbe il caso che il governo cominciasse seriamente a ragionarci, cioè i nostri governi in genere, qualsiasi essi fossero, siano, chiedo scusa, mi sono impappinato, cominciassero un po' a ragionarci su queste cose, voglio dire, perché speriamo, sì, sta anche a è noi, dai, un po' segnalarle, importante. quindi speriamo. Ascolta, ma molto interessante tutta la tua valutazione, mi piace chiacchierare con te, lo sai, mi è sempre piaciuto, quindi è venuto il tema anche più profondo di quello che pensavamo, ma super interessante, quindi grazie mille. Per ritornare con qualche aspetto fotografico, mi faceva piacere sapere se anche per tutto il tuo lavorone incredibile di Arraga hai avuto il tuo libro, quindi esito da contrasto, mi piace comunque segnalarlo e dire di tutta la tua il tuo lavoro incredibile. Hai avuto delle ispirazioni, seguivi lavori di alcuni fotografi, qualcuno che hai voglia di nominare per che non so, è stato un maestro o un riferimento o che senza saperlo tu guardavi il suo lavoro e dicevi sì, voglio fare un Guarda, lavoro di quando ho cominciato a ragionare sul lavoro fotografico, sull'immigrazione, che poi, come tu sai. cavolo, ti sei bloccato, Giulio? Ti vedo fermo e non ti sento più. Chissà se è un problema mio. Ecco, adesso sì, ti vedo e ti sento. Ti dicevo, come tu sai, in realtà l'Arraga non nasce come un progetto strutturato, nasce dal reporting su determinate questioni legate all'immigrazione. Poi, quando ho incominciato a pensare alla possibilità di farne un lavoro un po' più ampio, mi rimane nella mente il momento in cui Riccardo Venturi, un fotografo molto bravo, mi suggerì di guardare un lavoro di cui tu conosci, che tu conosci bene, che è Go No Go di Ad van Darderen. Ad van Darderen, diciamo che io appena trovai il libro lo comprai subito perché praticamente scoprì che era quello che io immaginavo dovesse essere un lavoro sull'immigrazione, cioè quindi seguire le varie rotte, le provenienze. Lui, per esempio, se non sbaglio, andò a vedere i campi profughi in Afghanistan perché c'era già il flusso di afghani. Parliamo degli anni 80, degli anni 90. Cioè, Chiaro, chiaro. e quindi sì, sicuramente quello fu diciamo, un input per dire allora effettivamente c'è un background sul quale poter lavorare. E quindi sì, sicuramente per quanto riguarda la scelta di farne una tematica più ampia, Go No Go è stato sicuramente un punto di vista importante come libro. Poi io sono uno che, soprattutto i primi tempi, quando ho cominciato a fare fotografia, ero molto un bulimico. Quindi guardavo un po' tutto, adesso sono diventato un po' più distaccato, a volte mi annoio anche, voglio dire, quindi perché vedo troppe foto e in determinati momenti, infatti, in determinati momenti mi fermo, non guardo più niente, mi metto a disegnare. Vabbè, ma c'è bisogno anche di pause, va benissimo, sì. Sì, certo. Certo. Però poi ci sono tantissimi fotografi, in Italia poi abbiamo un'abbondanza di bravi fotografi. Contemporanei e passati, voglio dire, notevole. Oltre poi, se a quello poi aggiungi grandi nomi della fotografia internazionale, voglio dire, cioè, è inutile ripeterli perché, voglio dire, se bene o male torni sugli stessi, No, voglio dire. certo, sono loro, però no, mi fa piacere che hai nominato un lavoro anche proprio del passato come riferimento, per cui interessante, Io, per certo. esempio, sono un grande appassionato, e l'ho scoperto dopo, sono appassionato soprattutto per la persona, devo dire la verità. Cioè, mi piace molto come persona e soprattutto i lavori che lui ha fatto, per esempio di Massimo Berruti, perché Massimo è una persona che, cioè, è un'immagine che io non riesco ad avere, perché Massimo è Lui ha lavorato tantissimo in Afghanistan proprio, no? Pakistan. Pakistan, e lui riesce.
riesce a darti un'emozione con le foto, voglio dire, che quindi è forte, cioè è una Sì, roba oh, importante. lo fai anche tu, Giulio, alla grande, quindi direi che. Sì, ti ringrazio, però è quello che sì, io aspiro, lui, io ci devo lavorare molto, per lui è più naturale, e Sì, questa è una cosa non da poco, voglio dire. però invito tutti i ragazzi che ci stanno seguendo a sbirciare poi il tuo sito internet, fatto di tanti capitoli sul tema della migrazione, sempre con grandi immagini, perché non hai solo l'aspetto documentaristico, hai proprio quello fotografico, estetico che ti porti dietro alla grande, secondo me. Per cui in una fotografia cruda, ma in cui chiaramente tutta la parte estetica è fondamentale. Cioè, no, non sono tanti fotografi che riescono a seguire dei temi di questo tipo e a scattare così bene con fotografie anche così impattanti dal punto di vista estetico. Insomma, il tuo lavoro per me è sempre stato di riferimento. Guarda, c'è una mia amica, questa qua, vedi, Ele Maria. Sì. Una mia amica mia di Liliana, siamo fratelli. Approfitto perché mi ha fatto venire in mente una roba che non ci siamo detti. Comunque, ragazzi, oggi è il giorno della liberazione. Tanti auguri. Chiaro, grande, bellissimo, auguri a tutti, bellissimo, infatti. Oggi è il giorno della liberazione, ragazzi. Oggi, Giulio, mi sono venuti i brividi perché c'era Paolo Fresu, il grande trombettista che vive qua a Bologna, grande musicista, jazzista, che dopo il discorso in piazza che ho seguito in diretta dal Comune di Bologna, ha suonato con uno strumento, una tromba degli anni dei partigiani. Ha suonato Bella Ciao in una maniera pazzesca, quindi veramente da brividi. Dopo vedo di passarti il video che è una cosa incredibile, però hai Bello, ragione. Sì, mi fa piacere essere qua con te il giorno della liberazione, bello, bello. Beh, sì, è importante, mi sono dimenticato, perché noi però. tra l'altro abbiamo un gruppo di amici, i miei, diciamo, amici cari con cui sono cresciuto, okay? Cioè, oggi è stato stranamente muto, praticamente, okay? Nessuno scriveva. Ho detto, vabbè ragazzi, comunque auguri, cioè, vabbè, oggi è il 25, non ci siamo detti niente, comunque auguri, buona liberazione. Adesso c'è questa, c'è Elena, l'ho vista che è un artista ed è anche un attivista, l'ho vista e mi è venuta in mente questa cosa, ho detto auguri, cioè, Hai fatto tra benissimo. l'altro intravedo la bandiera cubana da dietro, Eh quindi sì, bravo, là è sempre presente, vedi, Cuba. Infatti, ho sentito qualche amico di Cuba oggi, poi ho appuntamento più tardi con qualche messaggio, perché sai, là sono indietro quelle 6-7 ore, per cui è decisivo. Ascolta, certo. Giulio, guarda, mi ha fatto un casino piacere tutta la chiacchierata. Io so che dopo circa 60 minuti ci crolla la linea, per cui visto che sono Sì, già. la diretta mi pare che di un'ora con Instagram, sono Esatto. Guarda che c'è anche Daniele Volpe che salutiamo, Daniele, che chiamerò per una diretta breve anche lui, che mi farebbe un casino piacere, visto che ci sarà il suo collega Ale Cegarra domani alle 7 e stanno lavorando insieme su un progetto interessante. Hai visto come sono stati bravi i ragazzi là in Latinoamerica? bravo Daniele, poi noi ci sentimmo la prima volta un po' di tempo fa, perché lui mi chiese, se non sbaglio, delle informazioni per quanto riguardava il Grant della Magnum. Daniele, conferma, non so che potrei sbagliarmi, e gli dissi già all'epoca, ho detto, ah, bello sto lavoro che stai facendo, è proprio figo, cioè, bravo, No, è no, bravi, sì, sono sì. bei lavori, appunto, da seguire nel tempo con tanta pazienza. Sì, infatti quest'anno ha vinto il WordPress Photo proprio su tutto il lavoro che sta seguendo in Guatemala, per cui dai Daniele, se ti va ne parliamo, guarda, adesso che ne approfitto che ti vedo qua collegato, la settimana prossima ti scrivo così ci facciamo una chiacchierata. Vedi Giulio, ho già approfittato di te per parlare anche con Daniele. No, ma anche per Sono bei lavori comunque, bei lavori veramente. lui Quello di Daniele poi è più a colori, quindi lo preferisco pure di più. sta seguendo assieme ad Ale Cegarra, Joao Pigna e altri fotografi. Adesso non mi vengono in mente tutti, ma sono in diversi. Sono una bella squadra. Stanno seguendo tutto il problema del Covid in America Latina e hanno fatto squadra per lavorare e coprire un po' tutte le varie zone. Quindi dai, diventa un argomento interessante anche quello.
Giulio, io non voglio che ci tronchi la trasmissione, cioè l'ora di Instagram così al volo, e quindi vedo, saluto anche a Daniele, a tutti i ragazzi che ci stavano seguendo. Un abbraccio forte a te, Giulio, ti ringrazio Dai, ancora. Giulietto, ci vediamo prestissimo. Dai, io E voglio venire a fare un giro a Napoli e mi portate a mangiare da quando vuoi? qualche parte. Quando vuoi, mi casa è su casa. Però Alla grande, bravo, già, guarda, bandiera, perfetto. casa mia è più piccolina, te lo dico. Dove? Però casa mia è un po' più piccola. Ah, ma io mi adatto, dormo tra te e Liliana, lì in mezzo, vado a dire. So quanto ti conviene. Sai che adesso vengo da solo, quindi è perfetto, insomma. Grazie, Giulio, grazie mille. Ti sei bloccato sui saluti finali, però ti voglio bene. T'abbraccio, vediamo se ritorni per l'ultimo ciao. Chissà se c'è. Sì, eccoti, dai, era per l'ultimo. Ti saluto, Ciao un Carlo. abbraccio a te e a tutti quanti per averci seguito su questa chiacchiera. Ci vediamo Grazie. presto. Ti aspettiamo a Napoli quando vuoi. Io tu a Bologna. Un abbraccio anche a Liliana. Grazie. Ciao, Ciao, grande un Giulio, grazie. bacio. Ciao.